l'ultimo comunicato stampa diramato dal sindaco Francesco Miglio, che voleva esprimere le sue verità sul compostaggio. Ci sono alcuni punti che assolutamente sono condivisibili, altri magari un po' meno. Il sindaco Miglio dice che la materia, ossia quella relativa alla realizzazione dell'impianto di compostaggio, non è materia strettamente comunale, ma è materia provinciale. E ci troviamo pienamente d'accordo. Dice, fra l'altro, menziona il fatto che negli ultimi giorni c'è stato un ricorso al TAR da parte della società proponente alla realizzazione dell'impianto avverso al provvedimento di diniego, comunque di diffida da parte dell'amministrazione comunale all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto stesso. Tale ricorso al TAR è stato accolto con formula piena, in quanto sia per la tempistica della presentazione del ricorso, sia per le ragioni e le motivazioni contenute in esso. Adesso, diciamo, l'amministrazione comunale ha in mente di fare ricorso in Consiglio di Stato. Ovviamente occorre verificare se ci sono e quali sono le ragioni che permetterebbero il ricorso al Consiglio di Stato, con la speranza di poter ribaltare la sentenza del TAR. Tra le tante cose che condividiamo in questo documento ce ne sono altre, ad esempio dove l'amministrazione comunale dice che le gestioni privatistiche dei rifiuti negli ultimi tempi nei dintorni del nostro territorio e non solo, talvolta hanno dato cattiva prova, avendo quale unica priorità il risultato economico, in spregio alla salvaguardia dell'ambiente, quindi privilegiando gli interessi privati. Perfettamente, ma lo sapevamo da sempre, perché da almeno 5 anni che ci battiamo per tutelare la nostra città da questo che noi consideriamo sia uno scempio ambientale. Dove non ci trovo assolutamente d'accordo è quando esprime che le forze politiche di centro-sinistra che sostengono l'attuale maggioranza amministrativa sono da sempre fortemente sensibili alla qualità dell'ambiente e critiche alla gestione totalmente privata degli impianti. Beh, tutti noi sappiamo come è iniziata questa storia, come è proseguita. Quando il sindaco dice che sono contro gli impianti privati, vogliono tutelare l'ambiente, la nostra città, forse dimentica che la delibera di giunta 142 del 2015 l'hanno sottoscritta loro stessi. È da lì che è iniziato il caos. Fra le altre cose, era giugno del 2017 quando 4 associazioni di San Severo, Associazione San Severo Attiva, Altra Città, Cittadinanza Attiva e Città Civile, inviarono un documento, una missiva, sia al sindaco di San Severo, Miglio, sia alla provincia di Foggia, al settore ambiente, al dirigente Stefano Biscotti, con la quale chiedevano di rivalutare un attimo l'iter autorizzatorio concesso in precedenza in virtù del fatto che in quel periodo c'era stata la vicenda denominata Indaunia Venenum, che tutti quanti ricordiamo, a seguito della quale gli equilibri ambientali sono stati chiaramente modificati in maniera sensibile. Quindi chiedevamo di rivalutare gli impatti cumulativi, di rivalutare l'autorizzazione della provincia di Foggia del settore ambiente in base agli impatti cumulativi. Ovviamente a questa risposta non ci fu alcun seguito. È notizia di queste ultime ore che in Commissione Ambiente della Camera esponenti del Movimento 5 Stelle hanno inserito nel decreto liquidità un emendamento che istituisce la white list anche per quelle attività che si occupano di compostaggio, quindi impianti di compostaggio e discariche, mentre prima era preclusa, era dedicata soltanto alle società che si occupavano di trasporti di rifiuti. Perché cito questa novità? Perché fra le varie contrarietà nostre a questo impianto ce ne sono diverse. Alcune riguardano il sovradimensionamento di questo impianto. Si parla di 60.000 tonnellate di rifiuti annui come capacità di trattamento. Capirete bene che la città di San Severo al massimo riusciamo a produrre, dovremmo comunque ricordare,
sempre di più nel corso degli anni, riusciamo a produrre al massimo tra gli 8 e le 10.000 tonnellate all'anno. 60.000 tonnellate sono sempre apparse più che sproporzionate per chiunque. Altre ragioni per le quali ci opponevamo in passato era il fatto che l'impianto è gestito da privati e noi sappiamo bene, tutti sanno bene, ci sono anche sentenze di giudici e magistrati che lo affermano, che quando il privato, lo afferma lo stesso Miglio dal comunicato stampa, quando la gestione dei rifiuti, in un settore particolare, viene gestita da privati, spesso e volentieri si verificano casini. Spesso e volentieri si omette di controllare alcuni aspetti fondamentali, anche legati alla legalità, appunto. Quindi gestione privata e non pubblica, gli impatti cumulativi ignorati, impianto sovradimensionato. E ci sono anche dei profili di legalità da valutare bene, che finora non sono mai stati valutati, perché io penso che pochissimi fra voi conoscano l'excursus storico della società che vuole proporre questo impianto. Parliamo della Saiter, oggi si chiama Saiter, ieri si chiamava Sagerin, l'altro ieri si chiamava Gesafin Immobiliare e prima ancora si chiamava Safab. Safab è un colosso conosciuto in tutta Italia, ha vinto gare d'appalto in tutta Italia, ha realizzato opere in tutta Italia. Però non sempre, insomma, a quanto pare in maniera del tutto legale. Tant'è vero che, facendo una semplice ricerca su internet, l'ho fatta io che sono un comune cittadino, immagino che avrebbero dovuto farla a maggior ragione gli amministratori locali di questa città. E che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto, ad esempio, che questa società, quindi la Safab, già nel 2009 fu colpita da un'interdittiva antimafia per vicende riconducibili a una questione di appalti in Sicilia, in provincia di Gela. Il 4 agosto del 2009 furono arrestati gli amministratori di questa società, che sono i due fratelli Masciotta che gestiscono questa società. Quindi interdittiva antimafia, a seguito della quale sono seguiti appunto degli arresti. Nel 2010 ci furono delle interrogazioni parlamentari, addirittura, perché secondo le indicazioni di un magistrato siciliano venne fuori un'interrogazione parlamentare con la quale si parlava di progetti contabili ad hoc, cortine fumogene verso l'informazione, pareri inverosibili e coperture politiche. Ancora andiamo avanti. Nel 2013, il 16 luglio del 2013, ci fu una condanna per corruzione dal Tribunale di Caltanissetta a seguito di intercettazioni che collegavano questa società a un esponente legato alla malavita siciliana. Ci fu la condanna anche in appello, perché ovviamente gli amministratori della società proponente fecero ricorso, furono condannati anche in appello nel 2015. E in terzo grado furono condannati nuovamente, quindi con condanna definitiva passata in giudicato il 1 marzo 2016. Parliamo del 2016. Nel 2016 la giunta comunale, su per giù, era la stessa che vige ancora adesso e il presidente della provincia era il nostro stesso sindaco della città. Queste informazioni non potevano non saperle. Se le sappiamo noi comuni cittadini, dovevano essere in possesso anche loro. E se avessero avuto queste informazioni o non le hanno valutate per disconoscenza, quindi per leggerezza, oppure ci sono passati sopra. Non ci si può passare sopra una cosa del genere. In una città come San Severo, c'è chi parla di San Severo città d'Europa, chi vuole candidare San Severo alla città della cultura. Se non curiamo la legalità negli aspetti fondamentali, figuriamoci poi nel piccolo. È vero che all'epoca non c'era la whitelist applicabile anche alle società che si occupavano di impianti di compostaggio, ma non è che c'è bisogno di una legge per chi vuole sembrare bello. Chi vuole essere bello deve anche sembrarlo, non c'è bisogno di una legge. Questo è il nostro punto di vista. Ovviamente tutte queste questioni, quindi gli impatti cumulativi, il sovradimensionamento dell'azienda, la richiesta di rivalutazione dell'iter autorizzativo,
insieme ai profili giudiziari dell'azienda, evidentemente non sono stati valutati dalla provincia, non saranno stati valutati nemmeno dal TAR, presumiamo, perché non se ne è mai parlato fino ad oggi. Sono tutte ragioni che potrebbero aiutare l'amministrazione comunale oggi, nel caso in cui veramente avesse intenzione di fare ricorso in Consiglio di Stato. Ecco perché questa manifestazione deve essere assolutamente apolitica ed apartitica, perché se vogliamo raggiungere l'unico fine utile, che è quello di salvaguardare non solo il territorio sanseverese, non solo l'ambiente, ma la salute e gli interessi di tutti i cittadini di questa città, dobbiamo essere in grado di fare squadra tutti assieme. Non ci devono essere bandiere politiche di destra, di sinistra o chi più ne ha più ne metta. Dobbiamo fare squadra. Io penso che sia giunto il momento di mettere da parte i drappelli e le bandiere politiche e di costituirci in un unico comitato cittadino, tutti, liberi cittadini, associazioni di cittadini, comitati, politica tutta e amministrazione comunale, giunta comunale e consiglio comunale compreso. Se vogliamo venirne a capo e vogliamo avere una speranza di ribaltare la sentenza al TAR facendo ricorso in Consiglio di Stato, penso che dobbiamo riunirci in rappresentanza presso questo palazzo che rappresenta la nostra città, mettere insieme tutte le nostre ragioni e disegnare assieme l'unica strada possibile percorribile di comune accordo. Ovviamente ci sono tante altre questioni che bisognerebbe illustrare, ma magari non è questa la sede e anche per una questione di tempo preferisco lasciare la parola agli altri che interverranno per poterle illustrare meglio, illustreranno anche altri aspetti, magari anche legati alla questione del comitato che noi chiediamo che si costituisca al più presto. Per cui passo la parola. Maria Pia. Mino Cartelli. Mino Cartelli. Ci abbiamo detto bene il regalo. In attesa allora prende la parola Maria Pia dell'associazione. Ecco, vai, arriva, vai. Grazie. Buonasera a tutti. Non sono di San Severo, ma rappresento, credo, il primo gruppo politico che ha parlato e denunciato quanto da chi mi ha preceduto, addirittura minacciando che ove sarebbero partite le ruspe io mi sarei steso a terra per non farle passare. A che ragione chi mi ha preceduto nel dire che non è una battaglia e non deve essere una battaglia politica, ma deve raggruppare il sentimento e il cuore di tutta la cittadinanza di San Severo e dei paesi limitrofi. Attenzione, per chi come me fa l'Italia dalle Valle d'Aosta alla Sicilia mensilmente, sa perfettamente che questo non è un problema che può riguardare solo San Severo, come nell'Eccese non è un problema che può riguardare solo Muro Leccese, come nel Barese solo Bari città, ma deve comprendere tutta quanta la collettività e spesso parte della provincia. Perché qua non stiamo parlando, non si vuole scendere nella demagogia e parlare, anche se si potrebbe fare, di tangenti che vengono riscosse sui rifiuti a discapito della salute pubblica. Non vogliamo farlo, non è questo il momento, non è assolutamente questo il momento, lo faremo se ne sarà necessario e se ne vedremo la necessità. Qui si parla di salvaguardia della salute pubblica. Ho letto in queste ore, anche nella notte precedente, alcuni comunicati fatti da qualche sostenitore dell'idea del compostaggio, dove vuole far passare avanti i 50 posti di lavoro senza menzionare le centinaia e centinaia di vite che si verrebbero a distruggere attraverso le neoplasie quotidianamente. Allora a questi signori io chiedo: quanto vale la vita di un uomo? Quanto vale la vita di un cittadino di San Severo?
quanto vale la vita dei vostri figli? Può valere una tangente o 10 posti di lavoro? A questo noi dobbiamo dire di no. Pertanto il mio gruppo è a completa disposizione degli organizzatori, tra virgolette, per utilizzarlo come meglio credono, purché questo centro di compostaggio non si faccia. Per la salute, lì dove vogliono far montare le torri che saranno le vostre, le nostre torri della morte, noi abbiamo proposto una bella piscina per i nostri figli, un bel parco attrezzato per i nostri figli, e anche attraverso la piscina e anche attraverso il parco attrezzato si possono dare posti di lavoro. Forse non si possono riscuotere le tangenti, ma i posti di lavoro si possono dare. Viva San Severo Green! Conduciamola tutti insieme questa battaglia e facciamo tornare a splendere il nostro tricolore, ma con orgoglio e la speranza di domani, perché ieri è passato, oggi è passato e il domani ci appartiene. Grazie. Bravo! Io voglio iniziare con una piccola chiosa ai cittadini di San Severo. Lo so che diciamo, questo tipo di rimproveri non piace a nessuno, ma è veramente necessario. E dobbiamo imparare una cosa molto importante, è la cooperazione, che in questa città è sempre stata molto poca, perché quello mi sta antipatico, quello nel 98 ci ho litigato, quell'altro nel 2000 ci siamo bestemmiati, e questo porta a favorire i poteri che poi prendono decisioni all'insaputa dei cittadini a causa dello scarso attivismo dei cittadini, soprattutto in materia di ambiente. La questione del fronte comune è stata ribadita più volte, io la voglio ribadire nuovamente con forza, e vi invito al prossimo appuntamento a seguire la nostra associazione, ma tutte le associazioni che sono presenti oggi. A presto, non sappiamo quando, perché noi abbiamo fatto le cose super regolari, come potete vedere, e quindi vogliamo fissare un altro appuntamento per la creazione del comitato e per fare un vero e proprio forum per descrivere in dettaglio i nostri prossimi passi. E nella locandina che abbiamo fatto abbiamo parlato della convenzione firmata nel 25 giugno 1998 di Aarhus, che parla delle decisioni in materia di ambiente per le quali è necessaria interpellare la popolazione, e quindi questo è il primo grande diritto che è stato violato in queste decisioni qui, e noi abbiamo il dovere in questo momento di far valere, di far ricorso e far valere questo diritto violato. Ma soprattutto qualcuno si chiederà perché noi ci siamo promossi come organizzatori, perché è successa una cosa bellissima a questo febbraio: noi non siamo solo al Tereco, ma facciamo anche parte dei corpi europei di solidarietà, e abbiamo protocollato un progetto che prevede gli orti in permacoltura di quartiere, e in questo progetto, come follow up, come considerazioni al futuro, noi avevamo pensato anche al compostaggio di quartiere, che è la direzione in cui si muove l'Europa e la direzione in cui può muoversi San Severo, grazie alla capacità che hanno queste compostiere di quartiere, e soprattutto perché il rifiuto organico che produce San Severo può essere gestito da 5 compostiere di quartiere. Ci sono esempi di grande successo di compostaggio di quartiere anche in Sicilia, dove la criminalità è endemica. A maggior ragione a San Severo serve che le persone si avvicinino alla dimensione del rifiuto zero. La cosa pericolosissima di un impianto che processa questa grande quantità di rifiuto organico è in primis l'impurità del rifiuto, perché il modo di conferire oggi i rifiuti è totalmente fuori controllo e non si può negare. Nessuno raccoglie l'organico in maniera appropriata, innanzitutto perché c'è disinteresse del singolo cittadino, e poi perché non ci sono organi che controllano. Questo è dovuto anche alla privatizzazione sfrenata, di cui tanti, che non sto qui a nominare, sono complici.
ci sono queste 60.000 tonnellate contro il 12% di tutta questa cifra più o meno che produrrebbe la città di San Severo, ed è una cosa tremenda, perché dobbiamo calcolare un fattore molto importante che non è stato inserito dai precedenti relatori, e sono i rifiuti organici persistenti. Ci sono tutta la frazione organica conferita dalla gestione dell'agricoltura, ma anche dal verde urbano, è contaminata di pesticidi. Inoltre, ciò che viene degradato, i rifiuti animali, soprattutto tutto ciò che è animale, all'interno del rifiuto organico, libera dei composti che a lungo andare penetrano le falde acquifere e anche gli organismi che si cibano di questi rifiuti, perché non contiamo che ci sarà anche un via vai di ratti e quant'altro, che poi sono cibo di altri animali, e quindi si inserisce all'interno di questa catena animale dei rifiuti organici persistenti, che sono estremamente nocivi per la salute. E lo smaltimento di questi rifiuti riesce difficile da pensare persino per chi ha stilato la convenzione di Aarhus, figuriamoci per noi. Riguardo ai posti di lavoro, le compostiere di quartiere richiedono la supervisione di un professionista. Abbiamo tantissimi laureati a San Severo. Per gestire le compostiere di quartiere basta una laurea in architettura, una laurea in agronomia o gli ultimi corsi di laurea, che sono presenti anche nella regione Puglia, per la gestione dei rifiuti e del verde urbano. Questo è un ottimo modo per collocare tutte le menti che annualmente sono costretti ad emigrare da questo posto, e soprattutto collocarle in una maniera decente, non proponendoli i soliti lavoretti oppure cose di altro genere che a questa città non serve. Attraverso anche queste operazioni virtuose si crea una città che si muove nella giusta direzione e che soprattutto ha in mente che i propri obiettivi devono coincidere con quelle che sono le preoccupazioni a livello mondiale, che sono il riscaldamento globale e l'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua. La parola a chiunque voglia intervenire, ovviamente, perché il megafono è libero, quindi chiunque voglia condividere la propria esperienza riguardo a questa lotta è benvenuto. Chiamiamo l'architetto Gianfranco Di Sabato. Allora, saluto tutti, cari concittadini. Non mi ero prenotato perché era partitico, quindi non volevo, oramai comunque, mi onoro di essere sempre del Movimento 5 Stelle e che insieme agli amici passati di altra città, effettivamente, come ha detto poco fa anche Carmine, ci siamo interessati di questo fin dal 2015, e proprio in un primo incontro proprio con la società, diciamo così, ci ha fatto da trade union un amico, che tra l'altro è questo signore Michele Calvano, che si dice ogni tanto anche sui giornali, e andiamo a parlare con questi, insieme ad altri amici dell'epoca, e questo signore disse subito che l'eventuale riduzione, qui noi magari tentavamo, possibilmente anche con una semmai evoluzione come misto pubblica privata, ha detto subito di no, perché l'imprenditore deve fare l'imprenditore, ha detto. Quindi a lui interessano, o interessavano, le 60.000 tonnellate. E queste 60.000 tonnellate, effettivamente, adesso al di là dei numeri, noi continuiamo qui a scendere con la produzione, siamo intorno alle 7.500 tonnellate, ultimo dato reale, nessun 10.000 tonnellate. Quindi effettivamente come facciamo poi ad arrivare a queste 60.000? Significa c'è poco da fare, prendere la forza, cioè per capirci l'immondizia, altrove, e questo francamente non lo troviamo positivo in nessun caso. Aggiungo che purtroppo questo impianto, per lui o perché che diciamo così lo ha meditato, si trova, sembra strano signori, ma nella zona agricola di Pregio. Noi abbiamo una zona agricola di Pregio, quella dove proprio c'è l'ex suolo della Safab, rientra in queste caratteristiche.
E stranamente, nonostante sul nostro piano, ma non soltanto sul nostro piano, anche a livello, diciamo così, regionale, ci è stato concesso, forse parlerò in maniera un pochetto tecnica, comunque il piano, diciamo così, il PPTR, che praticamente è un piano paesaggistico della regione Puglia, dice, dopo che abbiamo approvato il nostro famoso mosaico, spero che l'avete sentito, il mosaico è, diciamo così, una forma paesaggistica di rispetto della nostra terra, della nostra civiltà, contadine e non, delle attività culturali che si svolgono in un territorio. Bene, nonostante ci sia questo, e questa azienda non ha mai, diciamo così, sollevato nessun tipo di problema all'approvazione di questo piano, si trova invece con questi pareri positivi da parte della provincia, ma purtroppo per certi versi anche positivi da parte del nostro ufficio tecnico. Io voglio dire un'altra cosa sulla questione politica, lo dirò, io sono di minoranza e quindi è giusto che c'è la maggioranza e c'è la minoranza, e rispetto che chi è che ha vinto è il nostro avvocato Francesco Miglio. Però bisogna dire anche un'altra cosa, che su argomenti come l'ambiente non ci può essere la maggioranza o la minoranza. A me dispiace che ci siano pochi elementi, diciamo così, che non vedo di sinistra, specie perché appunto poco fa, quando diceva Carmine Soccio, il primo interlocutore, parlava effettivamente di un'indagine che è vecchia e che nel 2010 ben 6 parlamentari del PD hanno richiesto, Partito Democratico, hanno richiesto al Senato una, diciamo, interpellanza scritta. Vi può sembrare strano, ma il Ministero non ha risposto. Ce ne sono tantissime a cui non si risponde. Però è un po' ambiguo questa cosa qui, anche perché l'interpellanza era proprio per i problemi che ha detto poco fa, cioè mafiosi. Adesso ciò non significa assolutamente nulla nei confronti dell'attuale, perché non sappiamo da chi sia formata l'attuale società, però sta di fatto che, ecco, i suoi precursori avevano questo tipo di problema, che ritengo in un settore delicato come l'ambiente e quindi la raccolta dei rifiuti urbani sia piuttosto sensibile. E anche io resto un pochetto sconcertato se magari qualcuno non gliel'aveva mai accennato né all'ufficio tecnico né forse alla provincia. Concludo velocemente dicendo che la provincia ha giocato un ruolo un po' ambiguo, nel senso che io non so se voi avete avuto l'opportunità di leggere la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, quindi di Bari, dove dice in realtà che tutto l'iter che c'è stato è contraddittorio, e mi fermo sul contraddittorio, ma è dovuto a una problematica nata perché il responsabile dell'ufficio ambiente dell'epoca, adesso oramai dimesso, non lo so, comunque non è più lo stesso, diceva che per quanto riguarda l'ambiente ci doveva pensare la provincia, e quindi, mentre invece per quanto riguarda tutti i titoli edilizi e ambientali ci doveva pensare il nostro comune. Quindi ha rilasciato un parere purtroppo vincolante invece a metà, perché alcuni argomenti, che alcuni citati anche, molti, non soltanto, anche proprio di ordine tecnico, sono stati praticamente non valutati. E il TAR dice che invece l'autorizzazione integrata ambientale contiene anche questi aspetti, ma in realtà non ci sono. Quindi, siccome nella pratica ho sentito che qualcuno parlava di lacunoso, cioè nel senso che l'istruttoria è stata lacunosa, no, l'istruttoria manca di pezzi importanti, l'istruttoria manca di documenti necessari al fine di stabilire se si poteva o non si poteva. Io spero tantissimo che il Consiglio di Stato, a parte la questione dell'ARS del 98, la convenzione che dice esattamente quello che ha detto poco fa anche la ragazza che mi ha preceduto, dice che appunto ogni popolo deve assolutamente intervenire sulle questioni in cui ci sono delle cambiamenti del territorio. Punto. È una zona paesaggistica, pregiata agricola, e in cui adesso il piano territoriale di coordinamento prevede esattamente quello che già c'è, cioè un paesaggio agrario.
che non può dare lustro alla nostra città, magari altrove sì, ma sicuramente lì no, e non può essere di 60.000 tonnellate. Deve essere qualche cosa, come dicevamo qualche tempo fa, delimitato al nostro territorio, cioè magari organizzandosi come erano previsti i famosi ARO che non sono mai più esistiti, San Severo, Torre Maggiore, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, e arriviamo a circa 16.000 tonnellate, possiamo arrivare a 20.000 con Apriceto, e allora ci va bene, punto. Questo è il problema, perché? E quindi ecco perché ci vuole invece che debba essere assolutamente di tipo non privatistico, e quindi semmai mista, ma comunque meglio se pubblica. Perché? Perché chi è che deve appunto fare business? Gli deve arrivare più merce. Invece se devi fare ambiente, devi dare la possibilità giustamente di far, perché è giusto che si completi il ciclo della nostra, purtroppo, della fossa, quindi dell'immondizia, per capirci, deve essere completato, però non puoi pensare di farlo sulle spalle delle persone. Quindi mi unisco all'altro interlocutore di origini salentine, che non ho capito come si chiama, quindi io vi saluto, Mino e ringrazio Alter Ego per l'impegno sociale. Quindi l'adattamento dell'eventuale impianto a quelle che sono le necessità della città. Però voglio ricordare che dietro la realizzazione di questo impianto c'è la volontà di mettere in attivo un bene che adesso per gli ex proprietari e per i loro soci è un qualcosa di passivo. Quindi è normale che loro desiderino fare un qualcosa di così grande, di così massiccio. Il compostaggio, d'altro canto, sappiamo che è un'importante conquista dal punto di vista ecologico, ma innanzitutto va fatto pubblico. Ma se ci vogliamo muovere nella dimensione di rifiuti zero, non possiamo nemmeno pensare che un piccolo impianto possa essere realizzato. Infatti è una cosa, io vi invito tutti a ricercare la questione del compostaggio di comunità o di quartiere che dir si voglia. Per me è l'unica alternativa a un centro piccolo come San Severo, può essere davvero efficace, e soprattutto la gestione è affidata a professionisti e a cittadini. Chi più di noi può controllare un fenomeno del genere? Quindi no al fenomeno NIMBY, che significa non in my backyard, cioè non nel mio giardino, né qui né altrove un mega impianto del genere. Lascio la parola a Gianni. Buon pomeriggio a tutti. Io non vorrei che la presenza, diciamo, dei consiglieri comunali che sono stati invitati a partecipare possa essere in qualche maniera strumentalizzata, perché ci tengo a sottolineare che è stata un'iniziativa di questi ragazzi, a cui ripeto di nuovo di fare un grande applauso per questo atto. Diciamo usino le contrapposizioni politiche per svilire questa manifestazione, che io spero sia la prima di una lunga serie. Oggi ne siamo 30, 50, 100, domani ne dovremmo essere 200, dopodomani ne saremo 400, fino a quando tutta la città capisca l'importanza di questa situazione, perché è impossibile che un comune debba avere un impianto di quella dimensione, che non ha nessun senso rispetto al piano regionale dei rifiuti, che ne prevedeva solamente 20. Io non voglio stare a ripetere le battaglie estenuanti che abbiamo fatto in questi anni per questa situazione. Ho, a mio avviso,
evidenziato tutta una serie di zone d'ombra notevoli e non ci venissero a dire che adesso vengono fuori dicendoci: ma noi abbiamo fatto la delibera nel 2018, la delibera nel 2018 l'ha fatta l'opposizione e non hanno mai voluto annullare la delibera che aveva permesso di avviare il procedimento. Questa è la verità. Allora adesso noi battaglieremo il più possibile, lo faremo, abbiamo bisogno di tutta la cittadinanza. Non demordete, continuate ad essere presenti nelle piazze, continuate ad organizzare eventi, vedrete che la gente risponderà. Noi dal canto nostro faremo tutto quello che è necessario in Consiglio Comunale e in provincia per evitare questo scempio per noi e per tutti i nostri ragazzi. Grazie. Brava! Io non voglio soffermarmi sugli aspetti tecnici, ambientali, agricoltura, eccetera, perché sono stati ampiamente sviscerati da almeno 3 anni a questa parte. Ci sono stati dei consigli comunali aperti al pubblico in cui abbiamo detto la nostra opinione, abbiamo fatto una serie di indagini, abbiamo documenti scottanti che fra poco renderemo pubblici e sono veramente pesanti sul sito dove dovrebbe sorgere questo impianto. Quindi non mi voglio soffermare su questo, se no rischiamo di stare sempre fermi allo stesso punto. Voglio andare avanti. Uno, noi spendiamo, non so se i cittadini lo sanno, attualmente noi spendiamo 10 milioni di euro per la gestione dei nostri rifiuti, il che è qualcosa di veramente scandaloso con i risultati che abbiamo. Seconda questione, prendiamo per buono la dichiarazione che il sindaco Miglio, forse incalzato dai cittadini, dalle opposizioni, dai movimenti, non lo so, ha fatto qualche giorno fa, in cui ha detto che è sicuro che si farà ricorso al Consiglio di Stato rispetto a quella sentenza del TAR. La cosa di per sé non ci basta e non ci rassicura, perché sappiamo che molte volte le cause, i ricorsi possono essere anche di facciata, giusto per lavarsi la coscienza, come è successo per la centrale termoelettrica, perché a me questa sembra una ripetizione di quell'episodio, cioè a posteriori tutti erano contrari, non si è capito chi ha voluto quella centrale e qua sta succedendo la stessa cosa. Tra l'altro c'è un gioco delle parti, il sindaco, mi dispiace dirlo perché diciamo ci conosciamo da anni, però gliel'ho detto: Francesco, una cosa è il rapporto ad persona, una cosa è il rapporto politico. Lui ha giocato sul fatto che era presidente della provincia e sindaco contemporaneamente. Allora quando gli si muove critica come consiglio comunale dice: ma è stata la provincia, non sono stato io a decidere, non è stato il comune di San Severo. E non è vero né uno e né l'altro, perché comunque il comune, è stato già detto, ha anche le sue peculiarità, le sue responsabilità. Voglio andare avanti. Allora che cosa c'è da fare adesso? Uno, io mi auguro che ci sia veramente questo consiglio comunale aperto, nel quale una volta e per tutte si stabilisca che la città di San Severo, rispetto a quell'impianto, è completamente contraria a vari livelli. Tanto è vero, io ho scritto un titolo, più di così non ci riesco. Tanto è vero che io in quel piccolo volantino che ho scritto qua ho detto le ultime cose. Va bene, cercherò. Allora, mi auguro che si svolga il consiglio comunale chiesto dalle opposizioni, nel quale tutti possiamo intervenire e dire una volta e per sempre basta a questa commedia degli equivoci. Cioè praticamente il Consiglio Comunale stesso si è espresso, come già stato detto, in maniera unanime contro, anche se su proposta opposizione, non mi interessa chi l'ha proposto, ma comunque si è espresso in maniera sfavorevole a questi impianti. Allora io ho scritto, non rifiutiamo gli impianti in sé per sé, perché comunque dobbiamo essere anche consapevoli che i nostri rifiuti in qualche modo dobbiamo gestirli e smaltirli. Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi.
Il problema è come si fa, dove si fa e con che quantità. A un responsabile di questa società presente, e nonché ai responsabili della regione e della provincia, io dissi una volta, ho fatto questo esempio, non a caso, di una porcilaia. A Serra Capriola volevano realizzare una porcilaia di migliaia di capi, una nota società italiana che sappiamo tutti. E abbiamo fatto anche lì un comitato e siamo riusciti a bloccare quella porcilaia. Perché i quantitativi determinano anche l'impatto ambientale, non è dire il rifiuto è organico, quindi una cosa, se butto una buccia di banana è un fatto, se ne butto 10.000 è tutto un altro discorso, per dire la buccia di banana e per non dire tutto il resto. Quindi questo impianto è sbagliato per ubicazione, per quantità di rifiuti, è stato già detto e lo ribadisco personalmente insieme a qualche amico. Abbiamo fatto il giro di tutti i sindaci e assessori del nostro comprensorio, quello che si chiama tecnicamente ARO, ambito di raccolta ottimale, formato da 7 comuni, praticamente dell'Alto Tavoliere, Torre Maggiore, Apricino, Poggio Imperiale, Lesine, eccetera, eccetera, e abbiamo detto, sentite, se facciamo un impianto che smaltisce i rifiuti organici del nostro comprensorio, voi siete d'accordo? Come no? Tutti quanti hanno espresso un parere favorevole rispetto a questa ipotesi e viceversa un parere contrario a questo tipo di impianto. Tanto è vero che il sindaco di Torre Maggiore di qualche anno fa mi disse una cosa che mi fece riflettere, e chiudo qua. Disse, veramente sta impianto, sono venuto a proporlo prima da noi. E sapete che cosa aveva proposto la società? La stessa società, che avrebbe ritirato il rifiuto gratis. Come mai invece qua si parla solo di una riduzione, tra l'altro, in questa preconvenzione? E allora, riassumendo, quali sono le proposte che io mi sento di fare? Uno, ovviamente no a questo tipo di impianto. Due, accertiamo che cosa c'è in quei terreni dell'ex Safa e verranno pure delle belle sorprese. Tre, allora, il Consiglio Comunale è aperto, ovviamente, sono d'accordo, dove magari entreremo un po' più nel dettaglio e riveleremo delle cose che adesso non è il caso di anticipare, perché per vari motivi, e quindi ragioniamo in ottica di un impianto pubblico e comprensoriale con i territori che ho detto poc'anzi. In questi termini possiamo ragionare. Il sindaco Miglio, qualche anno fa, e abbiamo i post, cioè non è che me lo sto inventando, disse a San Severo, non si fanno impianti che hanno un impatto ambientale di una certa entità senza il consenso dei cittadini. Bene, caro sindaco, sii coerente. Grazie. Bravo. Buonasera a tutti. Io dovrei essere l'ultimo a parlare, nel senso che non sono originario di San Severo, ci vivo da 40 anni e in questi 40 anni veramente ne ho visto di tutti i colori a San Severo. Si è completamente trasformata, sta diventando la piccola Taranto, sta diventando, con tutte le disuguaglianze anche a livello sanitario che ci sono con gli altri posti. A Gianni vorrei rispondere soltanto con una domanda: ma siamo stati fortunati 30 anni fa quando c'è stato il referendum sulla nucleare, quando è stato vinto quel referendum, quindi non si faranno più. Perché qua c'è il pericolo che solo quello manca a San Severo, poi ce l'abbiamo un po' tutti, ce l'abbiamo. Ora, il problema reale qual è? Non solo che ci stanno facendo o ci vogliono far fare un impianto che è assurdo come quantitativo proprio, visto e considerato la consistenza della nostra popolazione e del nostro territorio, ma soprattutto perché vanno ad ammazzare. Veramente qui c'è bisogno che gli agricoltori scendano in campo con i trattori, ma non solo, e a far del male, perché stanno ammazzando il loro lavoro, stanno ammazzando la loro terra. Veramente c'è da piangere a pensare il genocidio che comincerà nel momento in cui tutte e tre le centrali che abbiamo nel raggio di 10 km cominceranno a funzionare contemporaneamente. Io ho un'esperienza personale di una zona del Metapontino.
era una delle zone più ricche a livello agricolo, frutta di ottimissima qualità, ve lo posso garantire perché la mangiavo sempre. Ora, io c'ho una sorella che aveva un po' di ettari di terra e faceva soprattutto frutteto, erano frutteti. Mia sorella oggi sta facendo la cuoca in un ristorante. Quel frutteto, ai tempi belli, impiegava qualcosa come 15-20 lavoratori fissi. Oggi non dà da mangiare nemmeno al proprietario. Perché? Perché nel frattempo sono nate le industrie che estraggono quello schifo di petrolio. Ci sta una centrale dove pare che abbiano sotterrato dei rifiuti nucleari. La gente, cioè i commercianti, non vanno più a comprare la frutta e la verdura di quella zona. Stanno con il culo per terra, passate il tempo. Cioè, se San Severo deve arrivare anche a queste condizioni, poi non ci dovremmo meravigliare di niente più, ma veramente di niente. Io sono d'accordo con tutte le proposte che sono state fatte, ma non basta. Qui c'è bisogno, credetemi, proprio per evitare di fare la stessa figura e la stessa fine che si è fatto con la centrale a turbo gas, dove in una notte, dopo l'incontro in prefettura, si sono chiusi qua dentro alcuni personaggi e hanno deciso la fine della mobilitazione. L'hanno deciso loro. Questo oggi non deve più avvenire. La mobilitazione deve essere reale e costante, perché senza la nostra voglia non si deve fare niente. Di questo tipo, di queste dimensioni,
potrebbe portare, e questo ripeto non è una certezza, ma potrebbe portare in futuro dei gravi problemi anche per quanto riguarda la proliferazione di eventuali virus. Questo che significa? Che non è solamente una questione appunto del compostaggio, che naturalmente, ripeto, come ha detto Maria Pia, il compost in qualche modo deve essere fatto. Le compostiere di quartiere sono una realtà non solo nazionale ma mondiale, quindi non capisco perché San Severo non può approcciarsi in questo modo, dal momento in cui siamo comunque una piccola città, non una metropoli. E quindi questa cosa che ci fa capire? Che un impianto di questo tipo non deve essere fatto, perché non possiamo rischiare che un altro virus, perché quest'anno è stato il Covid-19, ma noi non sappiamo che cosa succederà in futuro. E pensare che un impianto di questo genere possa aiutare la proliferazione di un eventuale virus, quindi abbassare anche quelle che sono le nostre difese immunitarie, che tanto se ne è parlato, questa cosa io penso che è un diritto, e penso che è importante che tutti quanti prendano consapevolezza di questo fattore, che non è da dimenticare. Quindi io lo voglio ricordare ai politici che sono qui presenti, alle persone che magari come me non sono esperte, diciamo, in materia ambientale, ma che hanno il diritto e il dovere di capire che ci sono dei grandissimi rischi, non solo ambientali, ma sotto il punto di vista della salute, che abbiamo visto quanto è importante in questo periodo. Con questo, se non c'è nessun altro, noi concludiamo e vi ringraziamo per la presenza, nonostante, diciamo, ci sono state comunque delle restrizioni abbastanza importanti, è stato bello incontrarci per capire anche un po' come stiamo messi a livello di pensiero. Ci sarà assolutamente l'occasione, ora vediamo, insomma, anche con le nuove, sì, le prossime settimane, adesso vediamo anche con le nuove leggi che ci saranno, saranno sempre più allentate le forze dell'ordine, ci vediamo prossimamente, sì, ringraziamo le forze dell'ordine anche che ci hanno concesso. La voce del popolo dice no. A tal proposito, se abbiamo la possibilità di creare un comitato, la possibilità di rimanere uniti da adesso in poi verso questo obiettivo comune, quindi la possibilità di scambiarci anche dei contatti e mail per le prossime iniziative, cittadini per quanto riguarda le associazioni,